mister, una Remer non al meglio, però che è riuscita comunque a portare a casa un'altra battaglia, perché è stata una vera e propria battaglia questa partita. Sì, è vero, ieri abbiamo avuto la brutta sorpresa di 4 giocatori fermati a letto con 38 di febbre, ci siamo allenati camminando in 5, ma al di là di questo la partita anche a livello difensivo secondo me è stata interpretata bene, perché sui pick and roll hanno fatto molte palle perse loro. In attacco non siamo stati per niente lucidi, il tipo di difesa che propone Reggio Calabria è un tipo di difesa che va attaccato con raziocinio, ne abbiamo avuto poco, abbiamo avuto fretta, ci può stare perché eravamo stanchi, però se avessimo giocato con un po' più di lucidità e continuità io penso che questa era una partita che si poteva vincere meglio e prima. Invece ero molto nervoso e arrabbiato perché rischiavamo di perdere una partita che avevo la sensazione dovevamo vincere per forza. A prescindere dal risultato, un'altra grande prestazione in casa davanti a un pubblico stupendo, grazie anche ai tifosi della Viola. Un pubblico stupendo, il nostro soprattutto, ma anche i numerosi tifosi che seguono sempre la Viola in trasferta. Grande partita, non lo so, sinceramente devo essere onesto, ne abbiamo fatte di grandi quasi sempre, questa non è stata una grande partita ma è stata una grande vittoria.